Questa ci impiegherà, non si sa, 31 minuti. Ragazzi, sono appena arrivato a Tokyo, sono appena tornato dopo il mio viaggio a Bali, che è stato bellissimo, e volevo farvi vedere che cosa faccio appena torno a Tokyo di solito. Quindi esco dall'aeroporto come prima cosa e questa volta vado a casa in bus perché è più comodo, costa solo 1000 yen e arrivo dritto dritto a destination. C'era scritto sul biglietto il 2, quindi vado adesso lì al 2. È molto 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 facile, devo dire che per le Olimpiadi l'aeroporto l'hanno tutto rinnovato, è veramente facilissimo. Vabbè, quindi adesso si sale sul bus, a tra poco. Ecco qui i nostri biglietti, ecco qua che è arrivato anche il bus. Vedete com'è facile. Ed ecco qui il nostro bus bento del valore di meno di 3 euro. Ci siamo presi anche il tè verde. Buon appetito! Ecco qua anche il dolcetto, è arrivata l'ora del dessert. Perché me lo attacchi qui? Assaggiamolo per voi. Comunque siamo arrivati a ben 19.000 iscritti, vi ringrazio veramente di cuore. Tra l'altro la cosa bella è che appena ero salito per il treno sull'aereo per Bali ero a 19.010 e sono sceso che sono arrivato a 19.125. Chissà quanti ne avrò quando è stato uploadato. Mangiamolo. Veramente buonissimo. Oh mio Dio, c'è stato un super terremoto a Osaka. Speriamo non sia successo nulla. Ieri alle... no, oggi alle 8 di mattina. Proprio un'oretta fa c'è stato questo terremotone. Non si sa ancora molto. Speriamo tutto a posto. Adesso gli diamo il biglietto per farci dare la valigina. Vedete, qua nessuno può rubare niente. Vedete, quindi potete stare assolutamente al sicuro che già non ve le rubano, ma anche se qualcuno volesse rubarvela non può proprio, che senza il numero non ve la danno. Come prima cosa voglio comprare un cap per la fotocamera perché l'ho perso a Bali. Che bello, con anche i robottini che ti spiegano. Vedete, praticamente in 5 minuti che sono entrato in questo digital store appena sceso dal bus, che era proprio subito fuori, ho trovato subito quello che mi serviva e con 8 euro me lo porto a casa. Questo qua lo apriamo ed ecco qui il nuovo coperchio per la mia fotocamera. Pronti? E adesso andiamo dentro la stazione di Tokyo, andiamo a prendere il treno della JR. E ovviamente il primo pranzo dopo essere arrivati a Tokyo non poteva essere sashimi e sushi, quindi ce lo mangiamo per voi. No ragazzi, ma quanto è figo il Super Liquidator di Splatoon 2. Lo voglio, lo voglio, lo voglio. Genki, bali karakai te kita chodo ima. Genki. Chichai orega yaru nda kedo, ryokai te kimasen ka? 1000 yen ga 100 yen zutsu, moshi nakatta ra betsu ni. Moshi. Sokunai? Ma demo 500 yen to 100 yen de ii? ああ、大丈夫。うん、ありがとう。楽しかった？うん、すごく。なんか、でも、てか、多分26日ここで予約します。OK。うん、なんか、ちょっとセットで。あり、あ、あ、ごめん。ひどい。バイバイ、ありがとうございます。Sono andato dalla mia parrucchiera per farmi dare 500 yen in moneta perché devo fare la lavatrice. Comunque poi il 26 vado a farmi una piega, così gli ho detto anche quello con la scusa. Bene ragazzi, adesso mi metto a fare la lavatrice perché ho le cose sporche di 2 settimane, quindi direi di farla qui. Non la faccio a casa perché ho bisogno di almeno 2 lavatrici e voglio fare il prima possibile. E tra l'altro questo è anche il periodo delle piogge in Giappone, quindi non è il caso di fare la lavatrice durante lo Tsuyu. Costa sui 300 yen questa grande e poi asciugare sarà sui 500 yen, quindi con 800 yen dovreste cavarvela. E siccome la mia parrucchiera mi ha cambiato tutte le monetine da 100, sono a posto, quindi si parte a pulire. Facciamo la lavatrice. Che bel video, oggi è veramente un video bellissimo ragazzi. Bene, mettiamo il detersivo per fare la lavatrice. Mettiamo questo che fa andare via gli odori e ammorbidisce anche i capi. Che bel video oggi, ma che bel video oggi.
chiudiamo e mettiamo 300 yen e quindi 40 minuti. Mettiamo anche nell'altra i soldi, mettiamo i soldi anche in questa, questa costa 200 perché ci stanno dentro meno roba, 4,5 kg, nell'altra ci stanno 7 kg e voilà, questa ci impiegherà, non si sa, 31 minuti. Poi sapete che io quando faccio la lavatrice faccio sempre le mie riflessioni. Purtroppo oggi sono troppo stanco perché c'ho un po' di jet lag, anche se era solo un'ora di differenza, però diciamo che non ho dormito in aereo. Quindi vi lascio un po' di riflessioni che ho fatto l'ultima volta che sono stato in una coin laundry. Prima di venire qui io mi arrabbiavo più spesso e magari, non lo so, ero molto meno controllato, mentre da quando sono qua prendo tutte le cose come doveva succedere così, appunto per il discorso che forse ne ho parlato in altri video, che è Shoganai, e le cose vuol dire che vanno così e non si può farci niente. Ci ho messo tanti anni, i primi anni non lo capivo che ero qua, ma quando ho capito quella cosa mi sono accorto di quanto comunque la vita... Ma che video è? Che video è? Non lo so, io volevo fare il video sulle laundry e adesso... mi sto quasi commuovendo. Comunque dovete capire che venendo in questo paese ogni giorno mi scontro con cose nuove, imparo cose nuove e sinceramente l'idea di poterle condividere con voi che mi state ascoltando è veramente una cosa piacevole che mi piace molto. Quindi volevo solo ringraziarvi e dire che sono felicissimo che siete qui. Bene, e nell'attesa che la lavatrice finisca andiamo alla posta, che devo inviare queste chiavi della casa di Venezia perché andrà in affitto. Ed eccomi arrivato alla posta e quindi si va subito dentro. Vabbè, qua devo scrivere l'indirizzo, quindi ciao. Arigato senso. Quindi ho appena spedito la lettera che dovevo spedire, è costata poco, arriverà in pochissimo tempo e delle poste giapponesi mi fido sempre, quindi a posto. Adesso poi andrò a prendere i vestiti che si saranno lavati, li metterò nell'asciugatrice eccetera eccetera. Ok, ammetto che oggi era un video un po' così, però volevo portarvi un po' di vita quotidiana invece che sempre questi viaggi in posti esotici tipo Bali eccetera. Volevo farvi vedere anche un po' di vita normale perché anche questa è la mia vita e è la mia vita in Giappone. Vi lascio un pezzettino della canzone di Fighting Demons a fine video, che è una canzone che ho scritto mentre ero in aereo, proprio quando stavo tornando dal Giappone dopo un viaggio a Los Angeles, quindi visto che oggi ero in aereo mi sembra la canzone adatta. Grazie sempre veramente di cuore per vedere i miei video, mi fa sempre tanto tanto piacere e mi piace come stiamo a poco crescendo. Oggi siamo arrivati a 19 e più mila e mi fa veramente piacere, quindi grazie a ognuno di voi. E ragazzi, finché non vi scaricate tutti i flower, continuerò a fare queste riprese di fiori, quindi siete avvisati. Aspettiamo che finiscano di girare tutti i vestiti. Finalmente l'asciugatrice ha finito di asciugare e ha asciugato tutto, è tutto morbido e profumato. Quindi adesso mi metto a piegarli bene e finisce così questo video un po' domestico. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, eh? Ciao! Took the time to study from the inside, scrutinize otherwise. I'm stuck here fighting demons. Fighting demons. Try to run till I've realized. Exhausted and I still can't hide. Wasted life, complacent, why? I'm stuck here fighting demons. Fighting demons. Fighting demons. Fighting demons. I'm stuck here fighting. Help!
che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.